hai una casa con impianto a radiatori e pensi che non possa essere riscaldata con una pompa di calore elettrica, allora ti sbagli di grosso. Infatti oggi vedremo in questo video come verificare se i tuoi radiatori possono essere abbinati a una pompa di calore e quindi trasformare la tua casa in un edificio 100% elettrico. Lo faremo col mio solito modo, quindi con pennarello, carta e parole semplici, in modo che anche tu, che non sei un tecnico del settore, possa comprendere. Quindi dai, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Tutto è nato 8 anni fa, quando ho scoperto che ci sono produttori di pompe di calore che erano nati per costruire pompe di calore che funzionano sui radiatori. Una cosa che va controtendenza a quello che si pensa sulle pompe di calore, ovvero che possono essere installate solo su impianti a pavimento, quindi dove c'è la bassa temperatura. Allora ho intervistato produttori di pompe di calore confermandomi che loro nascono e producono pompe di calore per fare l'alta temperatura, quindi per lavorare su impianti a radiatori. C'è da dire che però non su tutti gli impianti a radiatori possono funzionare, infatti bisogna fare delle verifiche che oggi ti mostrerò in questo video. Ma la domanda che mi sorge spontanea è perché un produttore di pompe di calore dovrebbe limitarsi a lavorare a 50-55 gradi e perché non riesce a produrre e costruire pompe di calore che arrivino a 65 gradi di mandata? C'è qualcosa che non mi torna in tutto questo, però ad oggi non so darti una risposta. Forse perché hanno più convenienza nel proporre sistemi ibridi, non lo so, cioè quei sistemi costituiti da pompa di calore e caldaie. Infatti se vai sui siti di alcuni produttori trovi soluzione elettrica oppure soluzione ibrida con il gas e la pompa di calore. E oltre a tutto questo ovviamente trovi a catalogo anche le caldaie, condizionatori e così via. Dall'esperienza che mi sono fatto in questi 8 anni, ti devo dire che se devo considerare un sistema ibrido, quindi aggiungere una caldaia a una pompa di calore per andare a lavorare sui radiatori, a mio avviso sono soldi buttati via. Tanto vale cambiare la caldaia con una di nuova generazione e spendere molto meno, ovviamente, in fase di acquisto. Se mi conosci da un po', sai bene la mia posizione rispetto ai sistemi ibridi. Ma ora entriamo proprio nel dettaglio. I miei partner conoscono bene quello che adesso ti mostrerò con carta e pennarello perché partecipano all'Accademia, quindi sono professionisti formati e che continuano un percorso di formazione. Questa formazione, abbinata alla loro esperienza nel settore idraulico, crea un professionista di elevata competenza. Bene, allora andiamo a vedere nel dettaglio come far funzionare una pompa di calore con i radiatori. Partiamo allora da un concetto che è quello delle dispersioni. Ipotizziamo di avere una stanza, quindi abbiamo una stanza con un radiatore installato. Dal calcolo del fabbisogno termico di quella stanza andiamo a calcolare quanti kilowatt disperde, quindi questa stanza attraverso i muri, attraverso le finestre, attraverso il ricambio d'aria andrà a disperdere verso l'esterno o verso altre stanze dell'energia. Se poi faccio il calcolo rispetto alla potenza, ottengo che, ad esempio, questa stanza disperde, potenza dispersa, 2 kW. Affinché io possa riscaldare la stanza con un radiatore, devo assicurarmi che il calore emesso da questo radiatore sia lo stesso che esce dai muri, detta in parole semplici. Quindi che la potenza del radiatore sia leggermente superiore alla potenza dispersa dalla stanza, quindi leggermente superiore in questo caso ai 2 kW. Se la potenza del radiatore è più bassa rispetto alle dispersioni, con quel radiatore non riuscirò a riscaldare quella stanza. E questo è un concetto fondamentale su cui si basa tutto. Ora andiamo a vedere però come far sì che questa potenza del radiatore sia adeguata. Consideriamo allora un radiatore. Scusami se non sono bravo a disegnare, però
come tutti gli ingegneri abbiamo dei limiti, io nello specifico non sono un architetto e quindi i miei disegni fanno piuttosto pena. Allora, questo è un radiatore con, facciamo classico, a due attacchi, uno sopra e uno sotto. Infatti avremo che l'acqua calda nel radiatore arriva sopra e una volta riscaldato il radiatore esce da sotto e torna verso la centrale termica o verso il collettore che sia. Quindi, come dicevamo, devo essere sicuro che questo radiatore mi eroghi una potenza di 2 kW nel caso specifico. Dobbiamo distinguere due famiglie di radiatori: quelli che sono stati costruiti prima del 95, quindi prima del 1995, e quelli successivi al 1995. Questo perché? Perché prima del 95 quasi tutti i radiatori erano in ghisa, qualcosa in acciaio, in alluminio, qualcosa a piastre. Ecco, c'erano diversi tipi di radiatori che erano tutti classificati e su questo c'è una normativa ben chiara che definisce la potenza di ogni singolo radiatore a seconda della tipologia del radiatore, quindi a seconda della geometria del radiatore. Dopo il 95 invece i radiatori tipicamente si sono presentati in acciaio oppure in alluminio, e per questo tipo di radiatori c'è tutt'altra normativa che va a definire e calcolare la potenza. Nello specifico cosa succede? Succede che prima del 95 la potenza del radiatore era calcolata su un delta T di 60 gradi. Cos'è il delta T? Il delta T è la differenza tra la temperatura media all'interno del radiatore, quindi la temperatura media dell'acqua che circola all'interno del radiatore, e la temperatura ambiente, che possiamo ipotizzare di 21 gradi. Quindi facciamo un esempio pratico. Ipotizziamo che la temperatura di ingresso dell'acqua era di 85 gradi, mentre la temperatura di uscita dell'acqua era di 75 gradi. Ovviamente l'acqua si raffredda all'interno del radiatore. Perché? Perché raffreddandosi cede il calore all'ambiente, quindi riscalda la stanza, in questo caso emettendo 2 kW termici. Quindi delta T 60 gradi cosa significa? Se ho l'acqua che entra a 85 e esce a 75, la temperatura media è di 80 gradi. La temperatura ambiente è di 21 gradi. La differenza tra 80 e 21 gradi sono 59 gradi. Quindi tutti i radiatori costruiti prima del 95 è possibile conoscerne la potenza che emettono rispetto a un delta T di 60 gradi. Dopo il 95 invece il delta T di lavoro per il calcolo è stato portato a 50 gradi. Significa che quel radiatore emette una certa potenza se ipotizzo di avere 20 gradi dentro casa e 70 gradi medi all'interno del radiatore. 70 gradi medi significa che abbiamo una mandata di 75 e un ritorno di 65 gradi. Ora capisci bene che con la maggior parte delle pompe di calore è impossibile arrivare a 85 gradi di mandata sui radiatori e solo poche mi permettono di arrivare a 75 gradi di mandata. Quindi abbiamo un impianto progettato per dei radiatori che garantiscono il comfort solo se lavorano a queste temperature. Però c'è qualcosa che ti voglio svelare oggi. Ovvero, nella maggior parte dei casi, i radiatori sono sovradimensionati rispetto al fabbisogno della stanza. Significa che erogano molta più potenza di quella che viene dispersa attraverso i muri, attraverso le finestre, attraverso il soffitto o il pavimento. Quindi per capire se il nostro radiatore può lavorare anche con una pompa di calore, devo verificare che la potenza termica emessa da questo radiatore, quindi tornando al caso di prima, devo verificare che il radiatore emetta 2 kW con
una mandata di 65 e un ritorno di 55. Cosa significa? Se torniamo al delta T che abbiamo visto prima come concetto, avendo in ambiente 20 gradi centigradi, definendo la temperatura media, quindi tra 55 e 65, di 60 gradi, il delta T è uguale a 60 gradi meno 20 gradi, uguale 40 gradi centigradi. Quindi la chiave di lettura per poter far funzionare le pompe di calore anche con i radiatori è garantire la potenza erogata dal radiatore con un delta T di 40 gradi. Per fare tutto questo ovviamente ci sono dei software di calcolo e dei professionisti competenti che sono in grado, attraverso il rilievo delle misure del radiatore e la tipologia di radiatore, definire quanta potenza eroga ogni singolo radiatore per ogni singola stanza, in modo da verificare se la potenza erogata dal radiatore è sufficiente per tenere caldo questa stanza. Senza questi strumenti sarebbe impossibile installare una pompa di calore su un impianto a radiatori, perché sarebbe un gioco d'azzardo, proprio un salto nel buio, non conoscendo come si comporterà l'impianto con una temperatura di lavoro più bassa rispetto alla quale era stato progettato. Bene, con questo ti saluto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Spero come sempre che ti sia piaciuto e se hai domande specifiche per il tuo caso scrivile nei commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima allora!